Una delle domande più frequenti è quella di se c'è una distinzione tra la malattia celiaca e l'allergia al grano. In realtà questo è falso, cioè nel senso che non è la stessa cosa, ma la celiachia si tratta di una malattia autoimmunitaria che prevede una suscettibilità genetica con esposizione al glutine, mentre l'allergia al grano si tratta di una reazione autoimmunitaria ed infiammatoria diversa mediata da immunoglobuline ben specifiche che sono le IgE. Infatti, per esempio, noi spesso domandano se le persone allergiche sono più suscettibili alla malattia celiaca e, come ho detto precedentemente, ciò risulta essere estremamente falso. Altra domanda molto frequente nell'ambito dell'ambulatorio è quello di chiedere se c'è diventato celiaco oppure c'è nato, e in realtà ci si nasce con questa predisposizione genetica e l'esposizione a glutine nei vari momenti della vita porta appunto all'espressione istomorfologica della malattia. Quindi celiaci ci si nasce per questa predisposizione genetica e per l'esposizione al glutine. Poi frequentemente ci si domanda se i pazienti diabetici risultano essere più esposti alla malattia celiaca, cioè il paziente viene in ambulatorio e ci dice io sono celiaca, è vero che ho una maggiore predisposizione a diventare diabetico, questo è vero perché la malattia celiaca insieme con il diabete mellito del primo tipo, quello del giovane, condividono gli stessi loci di compatibilità e quindi è probabile che un diabetico giovanile di primo tipo possa svilupparsi nel tempo nella malattia celiaca. Altra domanda è, i miei figli possono diventare celiaci? Sì, infatti in ambulatorio alla prima diagnosi di malattia celiaca si indirizza il paziente a effettuare uno screening familiare nei familiari di primo grado, quindi genitori e figli. Ed infine una domanda facilmente che dicono, dice: ma dottoressa, io posso guarire dalla malattia celiaca? No, è una patologia cronica, anche se un paziente ha fatto una dieta strettamente gluten free per 10-15 anni, nel momento in cui assume il glutine anche in piccole quantità la malattia si ripresenta florida. Ultima domanda frequente è quello di dire dottoressa, ma posso avere figli? Perché diciamo adesso i ginecologi sono molto allertati su questo fatto, in quanto la paziente celiaca risulta essere più esposta ad una poliabortività e quindi non c'è un discorso di infertilità ma di una ridotta fertilità, sì. Se invece si toglie questa esposizione al glutine aumentano la possibilità di rimanere incinta, così come nell'uomo si può avere anche con l'esposizione al glutine, quindi nel paziente celiaco soprattutto di vecchia data e con un'età superiore ai 40 anni, alterazioni funzionali, disfunzioni sessuali.